L'unico sondaggio ufficiale sulle regionali 2024 è datato 8 ottobre ed è stato realizzato dall'Istituto Piepoli, pare, ma non è confermato, con l'intento di valutare le chance di portabandiera della coalizione di centrosinistra della sottosegretaria e viceministra dei governi Conte e Draghi, l'ingegnera nuorese Alessandra Todde. Per 2 mesi siamo rimasti in attesa del sondaggio commissionato ad Alessandra Ghisleri dal centrodestra, ma non è mai stato pubblicato. Ma cosa ci ha raccontato il sondaggio Piepoli? Alla domanda «Lei per quale candidato presidente della regione pensa che voterà?», gli intervistati di tutti gli schieramenti politici hanno risposto per il 20% Alessandra Todde, per il 14% Christian Solinas alla pari con Graziano Milia e per il 13% Paolo Truzzu. La Todde risultava la preferita tra i candidati di tutti gli schieramenti politici per le fasce di età che vanno dai 18 ai 24, dai 25 ai 34 fino ai 44. Testa a testa invece con Solinas per gli elettori di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Osservazioni. 2 mesi fa, al momento del sondaggio, Renato Solu non aveva ancora deciso di scendere in campo. Una settimana fa, Christian Solinas, che nel 2019 aveva vinto nettamente le elezioni regionali con il 47% dei consensi, è stato messo alla porta da Fratelli d'Italia e Forza Italia. I due, Solu e Solinas, sono intenzionati a fare una corsa in autonomia rispetto alle coalizioni ufficiali di centrodestra e centrosinistra. Importante sottolineare che la legge elettorale prevede la possibilità di effettuare un voto disgiunto e quindi si può votare per una lista o per un candidato presidente non collegati tra loro. Da rilevare l'importanza geografica perché la nostra regione è divisa in 8 circoscrizioni elettorali a cui sono stati assegnati i 60 seggi previsti nell'assemblea consiliare. Quasi la metà di questi sono ad appannaggio dell'area più popolata dell'isola, con Cagliari, Sulcis e Medio Campidano grandi protagoniste. Sassari e la Gallura ne avranno 18, Nuoro e Ogliastra appena 8 seggi.